Un settembre ricco di appuntamenti con la cultura, l'intrattenimento, l'aggregazione. Musica, teatro, cinema, danza, cabaret, spettacoli circensi si affiancheranno alle escursioni per conoscere i luoghi dell'arte e della storia, ai percorsi enogastronomici, alle manifestazioni popolari sul lungomare. Abbiamo già avuto un periodo molto intenso di attività, eventi, manifestazioni culturali tra luglio ed agosto. Io penso che sia davvero un settembre bellissimo, ricchissimo, che speriamo non solo dia tante belle occasioni ai cittadini di Napoli di vivere occasioni di serenità, di gioia, di incontro, di socialità, ma anche possa interessare moltissimo tanti turisti e tanti visitatori che sappiamo aver già prenotato anche a settembre, perché a Napoli settembre è splendido e meraviglioso, e avere non solo la bellezza e l'accoglienza della Napoli storica, ambientale e paesaggistica, ma avere anche la possibilità di vedere la grande fucina di talento e di creatività artistica che Napoli rappresenta. September Moor conclude il lungo programma dell'estate a Napoli, proponendo a cittadini e turisti una vasta scelta di iniziative disseminate sul territorio napoletano. Fra gli eventi spiccano al Maschio Angioino i concerti del gruppo storico degli Inti Illimani, di Antonio Onorato e Ciccio Merolla, di Carima e poi il Pizza Village sul lungomare Caracciolo, la festa di Piedigrotta, il Festival del giornalismo giovane Alpan e a fine mese una gara podistica cittadina per agonisti e dilettanti. 15 settembre, Napoli Bike Festival, che sta diventando una realtà importantissima con degli itinerari. Io vi invito perché ci andrò personalmente, ho comprato le scarpette il 15 a fare un tour per visitare tutti i graffiti della città di Napoli. Ce ne sarà uno bellissimo e realizzato da poco nel mese di giugno a Bagnoli, che vuole raccontare anche i nostri sogni. Abbiamo poi in galleria degli appuntamenti importanti. Il 21 settembre abbiamo una seconda edizione, un secondo appuntamento con il clan degli artisti, cioè finalmente il palcoscenico viene dato ai ragazzi della città per potersi esprimere. E poi ancora il Pizza Fest, il Napoli Pizza Fest, quindi da dopodomani sono ancora aperte le segnalazioni per singoli o band emergenti che vogliono suonare su quel palco. Siamo la città più giovane d'Europa, tutte le nostre iniziative sono pensate non soltanto per chi risiede a Napoli, ma anche per i giovani che sono stranieri e che decidono di venire qui. Quest'estate ce n'erano tantissimi ed è proprio per questo che la carta giovani del comune di Napoli, sparagnam.it, che abbiamo lanciato proprio a luglio, adesso verrà rilanciata e sarà uno sconto significativo per tantissime offerte ricreative, culturali, commerciali della nostra città, a partire anche da September Moor.